piacere adesso che io l'amo. Tu non la conosci, quanto è bella lei. Ho detto sarai la mia assistente, in realtà Elena, appassionata e studiosa di Pasolini, ci dirà, ci aiuterà in realtà ad approfondire i concetti legati all'opera del maestro e anche alla grande, vuol dire, la grande, possiamo già, bellissimo, ti riescono anche quando non e lo vedi, allora Elena, il Decameron, Pasolini, il Minuetto d'Auli e Boccaccio, un triangolo in cui davvero vogliamo inoltrarci. Io vorrei innanzitutto dire che non nascondo l'emozione di avere qui il Minuetto d'Auli. Intanto il Minuetto d'Auli lo conoscono tutti, 80 film, tanta televisione, recentemente il teatro. Ha portato in scena nel 2015 Il Bantone, che è un'opera di Pierpaolo Pasolini che riprende il flauto, il mille glorioso di flauto. Quindi Ninetto D'Auli non ha bisogno di presentazioni. Ma io sono molto emozionata e vorrei spiegare come ho conosciuto Ninetto D'Auli. Molto probabilmente, come altri della mia generazione che sono seduti in sala, hanno conosciuto con quelle immagini che abbiamo visto, hanno aperto la clip come omaggio a Ninetto D'Auli. Cioè con la pubblicità di questo ragazzo riccio, scanzonato, che sorride, vestito di bianco, che arriva in tutte le case, e diventa molto familiare a tutti noi, per anni ci accompagna e porta un prodotto in Italia che era, come diceva la Saiba, l'anima del pane, e lo riesce a rappresentare bene perché Ninetto D'Auli ha questa straordinaria purezza, questa felicità innativa, ha quello che Pasolini scrive in un paio di versi quando dice il pragma, il riso di Ninetto, invulnerabile, non chiedo la sua non comprendo la sua morale, la temo. E qua c'è Ninetto D'Auli che dice Pasolini, lui è il pragma, cioè lui è ciò che comprende la realtà, è nella realtà, e lo fa senza ideologie, filosofie posticce. Lui non ha una morale, lui è la morale, cioè lui rappresenta tutto un mondo che in quegli anni Pasolini vedeva sparire sotto i suoi occhi.
Ecco perché sono molto emozionata, perché ho incontrato Ninetto così, e così per molti di noi è rimasto. Tutto ciò che rappresenta è quanto di bello è stata la nostra cultura italiana, mediterranea. Chiudo perché le domande non devono essere più lunghe delle risposte, ma credo che, come ha detto Elsa Morante, che in questo aveva un punto di contatto con Pasolini, che scrive nel mondo salvato dai ragazzini, questi ragazzi ricci, mori, dal sorriso spavaldo che attraversano le nostre città, sono tutto ciò per cui vale la pena vivere, signori Ninetto Dauli. Tu guarda se riesco a dire buonasera. È un quarto d'ora che stanno a parlare, non ho detto una parola. Dico, Elena, scusa, ma io non è vorrei, però dico, fammi di buonasera, poi magari fai l'introduzione. No, pure te dico, ammassa, dico, chiacchieri. Ma, allora, niente, eccomi qui. Buonasera a tutti. Insomma, avete visto, ma ne avete visto una parte, cioè una parte di quello che ho fatto, perché insomma... ho fatto tantissime cose con Pierpaolo e con altri, ma soprattutto con Pierpaolo. Certo, rivedermi dopo, diciamo, rivedermi tutti gli anni che sono passati, dico, non è che è una cosa che mi fa molto piacere, perché te dico, io mi riscontro poi guardandomi allo specchio, dico, oddio. Oh, no, vabbè, il sorriso, ma vabbè, ho capito, il sorriso è quello, però gli anni sono passati, Elena, purtroppo è così, te guardi, però devo dire che e io guardando adesso dietro qui alle quinte dico, ma mi guardo con piacere, nel senso con emozione, con un gusto di aver fatto delle cose, cioè, ma almeno io credo, carine, mettendoci tutto me stesso e tutto quello che Pierpaolo mi chiedeva di fare. Come? Sono una parte capitale del cinema. Sì, no, ma... Sono italiano perché io ho visto che c'è molta più attenzione, come sempre, in me al cinema, anche tu, quando ho preparato, non questa intervista, ma proprio l'incontro con te, a livello americano, europeo, c'è un riconoscimento altissimo. Beh, questa qua è una cosa che a me fa molto piacere, per dire, mi fa piacere, però ti stavo dicendo che comunque dico io, avendo fatto, diciamo, del cinema con Pierpaolo, io dico in particolare perché io quando intendo parlare di cinema parlo del cinema di Pierpaolo, non è che io, avendo fatto anche gli altri film con altri registi, voglio dire, voglio sottovalutarli, ma insomma per me quello che conta è quello che ho fatto con Pierpaolo. Ma voglio dire che con Pierpaolo, dico, per me intanto voglio dire che non è stata nessuna fatica, perché comunque con Pierpaolo ero me stesso, Ninetto che Pierpaolo ha conosciuto nelle borgate romane. Cioè Pierpaolo, dico, l'abilità di Pierpaolo è aver, diciamo, messo in scena, diciamo, questo personaggio nato così, fatto così, in quei modi, come era e come sono. E l'abilità di Pierpaolo è stata quella di mettere in scena, diciamo, un personaggio come, che poi io nella vita, ripeto, sono così, sono una persona molto aperta, molto, molto istintiva, e molto... E questo corrisponde a quello che ho fatto, ma devo dire, ma onestamente a me non mi è costata nessuna fatica, nel senso che è stato solo un piacere condividere un piacere anche a Pierpaolo, voglio dire, e aver tirato fuori, diciamo, questi popò di film che abbiamo fatto insieme, insomma, ecco. Io ho riletto la sceneggiatura di Andrea Perugia, poi lascio la parola, e lui dice una cosa molto precisa, un certo punto. Il burinozzo, quando Pierpaolo usa questo termine, non è assolutamente dispregiativo, che è Andrea da Perugia, ma è soprattutto Ninetto Dauli. Quando arriva al Pertugio, dice solo l'ingenuità e la bontà di Andreuccio, non poteva fare il cambio di dove era capitato. Andreuccio è profondamente buono e Ninetto è profondamente buono. Sì, è sì, è quello che ti stavo dicendo poc'anzi, che cioè, io sono di fondo così, Andreuccio da Perugia, un bravo ragazzo, un buono, un, diciamo, come dicono a Roma, un fregnone, ecco. Scusate il termine, non so se si dice pure qui fregnone,
Se no, se non si. No, vabbè, insomma, è un. Vabbè, già, scusa. Scusa, insomma, voglio dire, ma di fondo è un buono, questo qua è un buono, e quello che poi appunto è stato rappresentato nel film è sto Ninetto, sto Andreuccio, un po', cioè preso un po' per i fondelli da tutti, cioè fregato. Pensiamo che nel rileggere Decameron, Pasolini sceglie di aprire con questa novella, che è la prima, ma Andreuccio da Perugia è la chiave con cui Ninetto Davoli è Andreuccio da Perugia, è la chiave con la quale si entra in quella che lui ha definito la trilogia della vita, cioè i tre film che sono appunto Decameron, i racconti di Canterbury e poi Il fiore della mille e una notte, che è un momento di grande vitalismo, dinamismo, un cinema a colori, un cinema che in qualche modo è una naturale rivolta a quello che Pierpaolo stava vedendo in quel momento, cioè una società livellata, grigia, fatta di consumi, fatta di ovvietà. E questo è Andreuccio da Perugia, credo. No, 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 ma sicuramente, certo che così. Intanto Pierpaolo, dico, lui, per lui aver fatto la trilogia è proprio una chiusura di un periodo, nel senso che era ancora proprio l'ultimo periodo dove si potevano raccontare delle favole, no? Delle favole, e lui ha preso proprio come pretesto di fare appunto questa trilogia, il Decameron, i racconti di Canterbury, la mille e una notte, proprio per chiudere un ciclo del cinema, un ciclo del cinema, perché poi lo chiuse definitivamente proprio alla fine proprio del cinema con Salò. Ma per lui sono state le ultime genialità che ha usato Pierpaolo, appunto facendo questa trilogia, diciamo, questi tre film, dove Pierpaolo si divertiva e si è divertito a raccontare queste tre storie, appunto Chaucer, Boccaccio, e proprio perché erano gli ultimi spazi dove Pierpaolo aveva, diciamo, la possibilità di raccontare delle favole. E l'ha fatto, diciamo, con grande piacere, ci siamo divertiti da morire. Poi con Salò, appunto, ha voluto chiudere proprio il cinema totalmente, proprio la catastrofe della vita. Proprio. Sì, dice anche la cosiddetta biura della trilogia della vita, che lui ha scritto il 15 giugno del 1975, uscirà il 9 novembre, purtroppo postuma, in cui dice che lui aveva secondato questa... in fondo liberazione dei costumi, ci cioè aveva creduto nel consegnare anche ai giovani più libertà, e invece lui dice questi giovani si sono rivelati più infelici, meno liberi, stupidamente presuntuosi e aggressivi. Che pensa dei giovani? Ma io quello che pensava Pierpaolo, io penso dei giovani di oggi che, come diceva Pierpaolo, e io confermo, poveracci, nel senso che senza moralità e senza, diciamo, loro purtroppo si trovano ad affrontare una vita difficile in tutti i sensi. E in tutti i sensi, nel senso che quello che diceva Pierpaolo, e confermo anch'io, e tutti, perché poi alla fine è che purtroppo tutti quanti siamo stati così catturati da un sistema, diciamo, consumistico, e questo sistema consumistico purtroppo ha portato. Elena, che stai a fare? I segni? No, volevo dire, non sta voglio parlare segni. Solo io, sto muovendo questa felicità. Allora, no, pensavo che magari dice, ma questo ha sbagliato qualche cosa. No, allora fammi finire. Allora, lo vedi, non mi vogliono far parlare. Stai calmo. Allora, dicevo che purtroppo, diciamo, questo, diciamo, stato, diciamo, di essere in questo momento proprio a livello proprio politico e come ripeto consumistico, come diceva Pierpaolo, ha portato, diciamo, il mondo, ma tutti e soprattutto i giovani a non avere un futuro, diciamo, felice, un futuro, diciamo, neanche io secondo me neanche. Ma io ripeto quello che diceva Pierpaolo, ma io confermo, perché Pierpaolo è morto 40 anni fa, 42 anni fa, e io confermo ancora quello che diceva Pierpaolo, che purtroppo non c'è speranza.
Non c'è speranza purtroppo, ma ora che diciamo speriamo che cambi, speriamo che succeda qualcosa, ma non succederà mai niente. Ed è così, perché purtroppo siamo stati tutti catturati da un sistema così consumistico, così aggressivo, che noi siamo stati, diciamo, catturati, e purtroppo quando sei catturato sei preso e non, purtroppo non ti riesci a liberare più. Però mi metto no, è ancora... No, a me non me ne... No, io no. No, ma neanche io... Elena, scusa, ma anche io sono stato catturato in un certo qual modo, però quando sto con me stesso, io sono catturato purtroppo fingendo di essere catturato quando sto fuori, ma quando sto con me stesso sono io. Non so se, perché mi devo adeguare a quello che oggi è un giovane, quello che è la gente, quello che io incontro per la strada, con chi ho a che fare. E purtroppo io mi comporto come sono io, però in qualche modo sono un po' preso anch'io da un sistema, no? Perché anch'io ho un cellulare, anch'io ho le televisioni, anch'io ho le macchine, io ho il vestito e anch'io mi compro, perché in un certo modo pure io sono preso da questa cosa qui. Però cerco comunque di essere... di immaginare sempre quello che pensava Pierpaolo, perché purtroppo tutto questo qui non ti porta a un benessere con te stesso, con le persone che incontri, col mondo che devi affrontare, con la vita, insomma, no? Non ti senti a tuo agio. Ed è oggi difficile trovarsi di fronte a... cioè è difficile affrontare la vita oggi. Guarda, pensa che oggi la gente non riesce più a guardarsi in faccia. Oppure se parla dice stupidaggini, oppure non lo so, parla tanto per parlare. Caro, ciao, amore, come stai? Ma poi ieri non vedi, mi fa di parolacce perché se no, capito? Prego. No, ma io ho una teoria un po', forse un po' diversa, non lo so. No, io vorrei tornare a parlare invece del Decameron, del cinema, ti ho detto, è stata nominata più volte la trilogia della vita. La trilogia della vita viene immediatamente dopo quello che invece è stato definito il cinema elitario di Pasolini, di Poré, La Medea, Teorema, Porcine. Una domanda molto, molto semplice. Voi, dal girare quei film, tu non diresti Medea perché stai facendo il militare, sì. Ma dal girare quei film alla trilogia della vita, cambiò qualcosa? Sentivate qualcosa di diverso sul set? C'era un'atmosfera diversa o semplicemente si passava semplicemente da un set all'altro? Ma no, come ho detto poc'anzi, dico io, cioè, erano gli ultimi spazi che Pierpaolo si divertiva ancora a raccontare delle cose, ma normalmente ci divertiamo veramente. Tu immagina io e Pierpaolo, non lo so, a Napoli, andare nei ghetti napoletani a trovare i personaggi che stanno nel Decamerone. Poi dopo l'uscita del film è criticatissimi tutti perché erano senza denti, senza cose, insomma, una catastrofe è stata. Tu immagina io e Pierpaolo che andavamo, a Londra a trovare i personaggi in Inghilterra, io che non parlo inglese, e Pierpaolo, sai che poi c'aveva anche un metodo Pierpaolo, no? Quando vedeva una persona che gli piaceva, per la strada, perché tanti personaggi li abbiamo trovati per le strade, si faceva una specie di obiettivo con le dita incrociate, così guardava se, cioè, e che tu provi, sembra un obiettivo, no? Fai allarghi, stringi, primo piano, cioè se gli piaceva faceva un segno sì, se no faceva, grazie, arrivederci. Tu immagina io che non parlo l'inglese in Inghilterra, sorry, tu sappi, e Pierpaolo da lontano che guardava, insomma, tu immagina, cioè, no, veramente ci siamo molto divertiti perché non c'era questo passaggio, una diversità, diciamo, di Poré, da Teorema, e no, Porcile, cioè non c'era diversità. Pierpaolo ancora si divertiva, però con amarezza, ha fatto con amarezza, perché sapevo perfettamente che Pierpaolo erano veramente gli ultimi spazi per fare un qualche cosa di positivo, ma ci siamo divertiti molto, ci siamo veramente divertiti molto. Nel Decameron, oltre alle varie novelle che lui ha raccontato, è capitato qualche volta che Pierpaolo Pasolini recitasse nei suoi film. Faccio una domanda strana. Come si autodirigeva Pasolini sul set? Che tipo di rapporto aveva? Sappiamo, lo conosciamo da dietro la macchina da presa, grande regista. Davanti, che tipo di rapporto aveva con
Com'era come attore, banalizzando la domanda? Beh, io lo trovavo splendido, insomma, no? E poi non è che c'era, non era grande difficoltà, insomma, lui mi metteva una controfigura come veniva più o meno l'inquadratura e faceva la scena e poi la guardava, se gli piaceva bene, se no si rifaceva, insomma, non è quello il problema, è che pure Pierpaolo si divertiva a fare questo, questa è la cosa strana, che si divertiva a fare l'attore. Ma Pierpaolo, lui lavorò anche sul film Il Gobbo di Lizzani, dove faceva, cioè, era uno che tutto sommato in fondo gli piaceva pure fare l'attore. Sì, no, sì, sì. Faceva il munchetto, facevano. E insomma si divertiva anche lui, vuoi dire, certo non. Tema ricorrente del divertimento. Io ho letto che esista. Senti, non sai una cosa, io con te devo fare una cosa, guarda. Devo fare una cosa, mi devo vestire da intellettuale, perché scusa, no, perché. Prego! 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 Prego. No, perché se no non viene. No. Allora voglio riportare all'allegria. Quindi Nick Brunfield, che è un regista e giovane studioso di cinema, era in Inghilterra mentre giravate i racconti di Canterbury e racconta che sul set c'era una confusione terribile, quindi te, Citti, la Betti, che facevate un gran caos, poi però appena arrivava Pasolini diceva motore, tutti pronti. E Pasolini che racconta a Brunfield perché tiene questa allegria diffusa, proprio perché poi ci sia quel dinamismo, quella vitalità da portare. Ma perché Pierpaolo? Ma perché Pierpaolo non era, ti dico proprio sfacciatamente, non era Fellini. Nel senso che Pasolini, intanto dico, c'era una truppa dove erano tutti affiatati e tutti gli volevano bene e tutti volevano lavorare con lui. Perché era uno proprio, uno che non rompeva Pierpaolo, era uno molto semplice. Pierpaolo era uno che quando c'era da fare degli spostamenti, voglio dire, da una scena a un'altra, Pierpaolo era quello che se prendeva la cassetta, la sedia, cosa via, spostava anche lui, la telecamera pure se la metteva sulle spalle e la prendeva lui. C'era uno che faceva parte anche lui della troupe. Capito? Non era il regista. E poi l'unica cosa è che Pierpaolo non ha mai messo in condizione nessun attore diciamo, in difficoltà, nel senso a metterlo, faceva del tutto per metterlo a suo agio, come ha fatto inizialmente anche con me, con Franco Citti, voglio tutti quegli attori non attori scelti da Pierpaolo. Era, no, su questo qua Pierpaolo era grande perché comunque appunto non ti dava. E quando arrivava Pierpaolo, buongiorno dottore, buongiorno Pasolini, allora che facciamo? Cioè, tutti pronti per lavorare. E io che ricordo, appunto ripeto, sono 9 film, ho fatto 9 film con Pierpaolo, non ricordo mai che uno delle maestranze o qualcuno della produzione o un produttore abbia mai interferito su cose, dice magari di lavorare un'ora in più o 2 ore in più, straordinari, tutti ben disposti a lavorare senza problema. E nessuno mai si è lamentato, perché Pierpaolo dava quel senso, diciamo, di fiducia, ma poi gli piaceva lavorare con Pierpaolo, a tutti gli piaceva lavorare con Pierpaolo. E infatti Pierpaolo, bene o male, c'era sempre un po' la stessa truppa, no? Però sempre con una certa. Un certo modo molto semplice. Io ti faccio per esempio, voglio dire, Tonino Delicolli, l'operatore che ha lavorato con noi per anni, voglio dire, noi abbiamo fatto tanti film con Tonino, Pierpaolo e Tonino per esempio, che hanno fatto tanti film insieme, non sono mai riusciti a darsi del tu, per esempio. Senta, dottore, che devo fare? Senta, Tonino, io vorrei la macchina qua. Dottore, senta Pierpaolo, ma se facciamo così, tutto un rispetto proprio reciproco, anche con Totò, voglio dire. No? Sì, ma sì, perché lavoravano bene con Pierpaolo, perché non ti dava quel senso diciamo, di sicurezza, no? Ti dava quella... Pure era scrupoloso, Totò racconta che gli fece girare... Ma perché Totò, te lo dico io, Elena, te lo dico io, perché Totò purtroppo prima che lavorasse con Pierpaolo faceva, dai diciamolo, ha fatto, insomma, era Totò, allora era considerato un attore di serie B, voglio dire, no, i film di Totò ha fatto 100 film, diciamo i film belli che ha fatto lui sono 10, no?
e altri sono film insomma, non era considerato un attore come l'ha portato a livello poetico come ha fatto Pierpaolo, perché insomma, dai, Totò grande. E diceva Pierpaolo anche questo, che Totò sarebbe stato un grande attore, era uno che avrebbe potuto anche superare Charlie Chaplin per la sua bravura, solo che purtroppo è stato sfruttato male, questo voglio dire, no? È un grande, sì, e infatti io sui racconti di Canterbury me ne guardo bene a dirlo, io non ho fatto un'imitazione a Charlie Chaplin sui racconti di Canterbury, ho dato un omaggio, a Charlie Chaplin, voglio dire, ma per fare questo dico, ma con Pierpaolo li abbiamo visti dei film di Charlie Chaplin, ma io non, ripeto, non è un'imitazione, è un omaggio a lui, insomma. Visto che anche la manga, in una scena della Terra della Luna, dove siete insieme con Totò, sì, tira fuori quella specie di capanna di borgata, proprio un quadretto di Charlie Chaplin, quindi c'è questa specie di... Perché Pierpaolo amava molto Charlie Chaplin, perché insomma dico, è stato un... Eh sì, perché Charlie Chaplin non è che era un allegro, era molto triste, però nella sua tristezza c'aveva questa, diciamo, poesia, questa fantasticità, diciamo, di essere insomma, fantastico, voglio dire, meraviglioso, insomma, dico, è quello che iniziò col cinema muto, voglio dire, no, malgrado questo qui, la sua comicità, insomma, dico, è stato un grande attore. E che una volta a Parigi, a un convegno, guarda caso c'era anche Charlie Chaplin, a questo dicevo, non un convegno, diciamo, era una serata di queste serate di gala, no? Insomma, io ero molto imbarazzato perché ero molto giovane, come dire, ma e c'era Charlie Chaplin, e Pierpaolo mi dice, vatti a fare una fotografia, dico, Pierpaolo, mi vergogno. E insomma, vabbè, mi avvicina di fronte a un lettore così, insomma, allora mi imbarazzò molto. Ma però, insomma, mi sono molto pentito di non averlo fatto, per dire la verità. Allora, facciamo una... Come dire, abbiamo parlato tanto, mandiamo la prima clip dei filmati, vale a dire una piccola clip di Andreuccio da Perugia. Ma lo facciamo intervenire il pubblico o no? Certo. Ma volete intervenirlo, se no, o no? Allora, oh, rispondete, no? Stimolati bene. Allora, vediamo velocissimamente la prima clip. Ieri è morto l'arcivescovo di Napoli. Si chiamava Messer Minutolo. L'hanno seppellito là dentro. Con i suoi ricchissimi vestimenti. E soprattutto con un rubino indanurito che vale più di 500 fiorine l'ora. Ui, coraggio, prima sta cascia è morta. Che trase la rinda? Io no. Manch'io. Facimmi trase Andreuccio. No, io non entro, ho paura. Come non trase? Quando è vera la Madonna, se non trase la rinda, te non grande che la massala in capo, che te la secca morta. Trase. Mortacci tuo, quanto sei brutto.
E Anella, tu sta? Anella, non sta. Quell'anello, qui non ci stanno anelli. Ah, non sta, Anella, non sta. Voglio pure Anella, non sta, Anella, lei. Qui non ci stanno anelli. Sei sicura? E come non sono sicuro? Qui non ci stanno anelli. Ah, sì, eh? Vaffanculo. Vaffanculo. Allora, questo congelo, tu hai sempre detto che Pasolini adorava il tuo essere spontaneo, la tua spontaneità. Addirittura hai ricordato in più interviste che nel primo film lui non ti diede nemmeno il copione nel Vangelo. Ma come ti dirigeva Pasolini? Come riusciva a farti ad ottenere queste espressioni come quella di terrore puro una volta rinchiuso nel bocco il morto dentro? Ma ti posso dire una cosa? Ma io non solo nel Vangelo non ci ho mai avuto il copione, ma non ce l'ho mai avuti. Non ce l'ho mai avuto i copioni, e questa è la cosa, che io avevo un'abilità, diciamo, di essere così, in un attimo andavo avanti, perché mi divertivo. E che ce facevo col copione io? No, dico, lui, quando ho visto il copione di Uccellacci Uccellini, dico, ma io ho provato a leggere, ma non ce l'avevo niente, devo dire. No, non c'è, sì, no, no, a vedere, ma non c'è più niente. Dico, ma va, che vuol dire? Cioè, mi spieghi che c'è dentro sto libro? Cioè, ma questo qui, poi ho capito che non era per me tanto la lettura, e poi che non mi serviva. Non mi serviva perché c'era un rapporto talmente aperto, talmente spiegato, talmente raccontato, che non c'era bisogno. Cioè, io quello che Pierpaolo poi scrisse nella sceneggiatura di Uccellacci Uccellini, erano parole che io usavo tutti i giorni. Cioè, infatti, quando Pierpaolo scriveva Uccellacci Uccellini e anche altre cose, e Pierpaolo a me ci ha detto, ma come, che faresti in questo caso? Che diresti in questo caso? E allora Pierpaolo scriveva quello che a me istintivamente mi veniva di dire o di fare, e questo così nasceva anche quello che mi riguardava a me nel copione. E poi anche interveniva insomma anche Sergio Citti, voglio dire, perché anche lui, avendo vissuto, diciamo, nelle periferie romane introdotto in questo mondo romano, dove Pierpaolo si è inculcato dentro con tutto se stesso, e ha tirato fuori quello che poi è stato appunto Accattone, Mamma Roma, insomma, Uccellacci Uccellini. E vuol dire, questo è, cioè, non mi è stato mai difficile, voglio dire, e a me il copione alla fine non serviva a niente. Che ci devo fare? Cioè, lo raccontava lui. Io torno alla clip. Quando fu dato il Decameron in televisione, Rai 3 lo mandò il 13 marzo del 1994 e tagliò questa scena. Tagliò di mortacci tu quanto di brutto, di minetto, e altri 20 minuti. Non pongo qui una questione, no, assurda, non si è mai censurato Boccaccio nelle scuole, non si è mai censurato Dante quando anche dice nell'inferno, non so, dei diavoli, del cul fece trombetta, oppure parla dell'Italia, non donna di provincia, ma bordello, e si va a censurare capolavori come questi, come il Decameron, come tutta la trilogia della vita, assoluti capolavori visivi. Adesso io non entro, non voglio fare intellettuale. Mi chiedo però, ma nei depositi quanto girato c'è che noi non abbiamo mai visto? Ma è girato molto, molto, molto. Ma però questo qui, tanto, bella, scusami, ma Pierpaolo è stato sempre censurato, è stato sempre censurato, adesso non guardiamo i film, ma lui proprio immancabilmente come usciva un film di Pierpaolo, censurato. Ma dico, è stato censurato anche il Vangelo secondo San Matteo, ma se vi ricordate è stato bloccato, poi da chi? Denunciato da un prete, proprio bloccato il film, perché dicevano che questo Vangelo, il Cristo era un violento. Quando poi, scusami, arrivo proprio alla fine, Francesco
non molto tempo fa, Papa Francesco ha detto che è stato il più grande capolavoro che è stato fatto, diciamo, sulla storia di Cristo. Cioè, voglio dire, vedi queste contraddizioni, no? E allora questo film è qui, allora è stato proprio bloccato. Bloccato perché vedevano questo Cristo uomo, un Cristo che si incazza, un Cristo che... e perciò per questo è stato censurato. Quando è uscito, ma tutti i film, il Decamerone, i racconti di Canterbury, cioè sempre, Pierpaolo sempre, censura, guardava la censura, questo sì, questo no, che poi alla fine si è messo un po' quasi tutto, no, voglio dire, però tante cose non sono state messe, perché comunque allora esisteva la censura. E purtroppo, siccome Pasolini è stato un personaggio dove è stato amato e odiato, ma più amato che odiato, più odiato che amato, e allora purtroppo succedeva questo. Tutto qua. Che si toglieva molto, perché lui invece proprio sostiene che protagonista di tutta la trilogia della vita è la corporeità popolare che si rivolta, no, a quella che chiamavamo prima questa società avanzante, dei consumi, grigia. Cioè, società morta, ipocrita. Ma io vorrei tornare ancora all'esperienza che secondo me è stata bellissima per come l'hai riportata, dell'azione di scelta da parte di Pasolini, per esempio anche nei racconti di Canterbury o dentro Napoli dei cosiddetti attori che non sono attori, perché lui gli attori non li voleva, perché l'attore si maschera e quindi lui voleva quella autenticità che solo attori non professionisti potevano in qualche modo riportare. E quello che tu dici, no, i denti, è vero, io trovo che lui li abbia usati proprio per marcare la marginalità sociale, no? Oggi siamo tutti con le nostre belle ortodonzie, a parte tu che hai una dentatura meravigliosa. Sì, ciao Elena. Ciao ciao Elena. Quindi questi attori non professionisti e poi però il doppiaggio. Ho sentito che lui diceva che era una questione per lui imprescindibile poi andare al doppiaggio. No, lui... Lui, scusa, non ti voglio interrompere. No, chiedo. Pierpaolo intanto non amava i doppiatori. Non amava i doppiatori perché i doppiatori, secondo Pierpaolo, erano finti, erano troppo precisi, troppo quel preciso di parlare, no, bene, e così non dava bene, perché comunque se Pierpaolo usava quelle persone senza lei, così, perché dovevano essere, cioè, quella stessa faccia, la stessa espressione, la stessa voce di uno. E Pierpaolo spesso, ma spesso, veramente spesso, usava gli stessi attori che lavoravano nel film, o se proprio non quello, perché magari non poteva, uno non doppiatore, perché per dargli l'autenticità, diciamo, della voce che era adattata a quel viso, a quel volto. E non piacevano i doppiatori a Pierpaolo. Non gli piacevano, perché ma questa voce precisa. Ma va a Bergamo addirittura, sì, sì, prende, sì, per la strada, sì, 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 uomini e donne, e fa doppiare. Sì, per far doppiare, sì, perché, ripeto, Pierpaolo era legato proprio per rappresentare un mondo semplice, e non l'emarginazione delle persone, ma quel mondo, diciamo, vero, non precisino. E, guarda, non è da una cosa andiamo all'altra, cioè Pierpaolo ha scritto molto teatro, no? Molto teatro ha scritto. E Pierpaolo, per esempio, che tu non sai, cioè Pierpaolo non ha mai voluto dare nessun testo a nessun attore italiano, perché quel linguaggio che Pierpaolo usava nei suoi scritti teatrali non c'era nessun attore. Pronto, ma che sia preparato a fare un certo tipo di linguaggio e di teatro che faceva Pierpaolo. E allora Pierpaolo, solo una volta successe, scrisse uno spettacolo apposta per Laura Betti, che Orgia, mi pare, vero? Orgia. E basta. Perché con Laura Betti Pierpaolo eravamo amici, e allora gli ha fatto una cortesia, ha fatto una cosa apposta per lei. Ma Pierpaolo ha scritto del teatro che non ha mai voluto dare a nessuno. Ma infatti com'è finita con il
vantone. Ma il vantone, ma il vantone. Pensavo che era per Gassman. Sì, poi... lui lo scrisse per Gassman, questo qui, tanti anni fa. E evidentemente quando Pierpaolo scrisse questa sceneggiatura, questa traduzione di Plauto, evidentemente Gassman poi non l'ha fatto più, non lo so, io credo che poi ha capito che forse il protagonista non era lui. E questo mantone, ma bensì era questo palestrione che ero io, voglio dire, ero io. E allora io credo che fosse per questo, perché non lo so se no, poi non l'ha fatto più, non lo so perché. E io questo qui l'ho voluto riportare in scena, e questo era la terza volta che lo faccio. Molto successo perché... anche al Festival dei Due Mondi. Sì, no? Sì, ha avuto molto successo, esatto. Perché... Intanto perché è una cosa che mi piace, una cosa, cioè, mi sembra un po' una cosa un po' adatta a me, voglio dire, me lo sento io dentro proprio, e ci sento molto Pierpaolo. Ma sento Pierpaolo, li sento Pierpaolo, e allora lo faccio volentieri. Questo è il terzo anno, mo basta, perché poi basta, poi andiamo morti. E devo dire, insomma. Sì, ma io ti dico sinceramente. Poi l'opera completa, autorizzata, giusto? Sì, ma no, l'ho ripreso anche in un'occasione ben precisa, perché l'altro anno diciamo, è stato fatto un comitato con Franceschini, Veltroni, Dacia Maraini, e mi hanno coinvolto a questo comitato per fare per ricordare Pierpaolo i 40 anni della morte, allora mi hanno coinvolto anche a me. Su Petrolio sì, c'eri lì all'Argentina. No, io ho letto. Hai letto? Ecco, beh, no, sono stato duro lì perché io non volevo andare. Ti dico sinceramente, dice, vabbè, ma che c'entra questo? Però ve lo racconto. Cioè, Antonio Calvi, cioè il direttore artistico, diciamo, dell'Argentina, mi invitò perché volevo fare questa cosa su Pierpaolo e volevano tutti gli artisti, cioè da Bertolucci, tanti attori, raccontare, leggere Petrolio, un pezzo di Petrolio. E io mi sono... Luna, no? Sì. E io mi sono rifiutato. Mi sono rifiutato perché non mandava a star lì insieme a tutti gli altri attori, no, per carità, non per un fatto, ma non mandava lì a andare a leggere una cosa di Petrolio di Pierpaolo. No, Ninetto, devi venire, perché se manchi tu, dice, qui manca un pezzo della cosa, qui ci devi stare, insomma, mi hanno coinvolto, dice, fai quello che vuoi, dico, io non leggo niente, vengo ma non leggo niente. E la serata è successa, così tutto quanto, ha cominciato Bertolucci, è venuto lì sul palcoscenico con la carrozzella, perché poverino sta, e ha letto una cosa di Petrolio, tanti attori hanno letto, insomma, ha letto. È venuto il turno mio, dice, abbiamo qui anche Ninetto Davoli. Io mi sono messo davanti al palcoscenico. Hanno cominciato a ridere e battere le mani, senza di niente. Dice, e io ho fatto, dico, voi dite perché sto qua? Non lo so perché sto qua. Ho cominciato così, e vi dico, mo ve lo spiego perché. Sto qua perché comunque per dirvi che io Petrolio non lo leggo, per un semplice fatto che, diciamo, un manoscritto, diciamo, che Pierpaolo ancora da completare, diciamo una cosa, un libro di appunti, perché poi è stato pubblicato perché qualcuno non mettesse mano a chiudere questo libro, e Pierpaolo ci teneva talmente tanto, che io so che ci teneva tanto a questo libro, che per lui era un libro che non sarebbe bastata una vita per finirlo. Adesso io devo venire qui a leggere una cosa di Pierpaolo, di una cosa incompiuta. Ma dico, ma che vedete? Vi dice adesso? Insomma, dico, sono stato critico, sono andato avanti, non... Sì. Insomma, sono stato critico, è vero, sono stato critico. Secondo te in questo periodo, Pasolini, visto che Elena ha fatto giustamente questa domanda, non viene un po' troppo tirato per la giacca di qua e di là? Come dire, non c'è un eccesso di
fino a pubblicare anche i suoi semplici appunti. Cosa ne pensi di questa estrema, come dire, questo estremo feticismo che si fa nei confronti di quest'autore? Ma io dico una cosa, che comunque quello che è stato fatto l'altro anno con Franceschini, Beltroni, Dacia e altri comuni di Casarsa, voglio dire, di Bologna, cioè secondo me l'altro anno è stata fatta una cosa molto, molto completa, cioè è stata fatta veramente una cosa grossa dedicata a Pierpaolo. E io appunto mi sono lasciato coinvolgere perché ho visto la serietà, diciamo, di questo evento e mi sono lasciato coinvolgere. Infatti a questo ho messo dentro anche il vantone, portandolo in giro, e poi contemporaneamente anche avere dialogo col pubblico, così, e parlare appunto di ricordare Pierpaolo. Ed è stata fatta una cosa molto, molto seria, molto, diciamo, approfondita di Pierpaolo, con le televisioni, insomma è stata fatta una cosa veramente seria. Poi certo ci sono persone che vivono di questo, cioè sfruttando la situazione, appunto pubblicando anche dei libri, perché poi gente che parla, che poi alla fine non sa neanche di che parla, perché anche se l'ha conosciuto Pierpaolo, ma poi parla per parlare, tanto non c'è nessuno che poi lo ribatte, no? Perché se io dovrei stare lì a ribattere e contraddire le persone, io dovrei stare dalla mattina alla sera a litigare con la gente, perché veramente, credimi, che ci sono persone che parlano tanto per parlare, capito? Tanto per parlare. Posso tornare a Boccaccio? Sì, fai. Abbiamo parlato di televisione, allora sempre dopo la fortuna non solo di pubblico ma anche penso dell'attenzione del cinema su di te, Boccaccio, tu hai avuto per la televisione una stagione come Calandrino, Nuove avventure Calandrino. Ehi, ti ricordi? E poi nell'81 esce Il cuore del Tiranno, sì, con Boccaccio in Ungheria, sì, sì. Con Miklós Jancsó, sì, sì. Bellissimo, un Decamerone ungherese. Ungherese. Un Decamerone ungherese, sì, sì. Quindi c'è stata anche poi forse, come dire, un circuirti dopo questo Boccaccio per fare altri... No, guarda, che dopo il Boccaccio che ho fatto con Pierpaolo, per dire la verità, Elena, mi hanno chiamato non so quante produzioni per fare Boccaccio nero, il Decamerone bianco, quello giapponese, quello turco, quello... Mi hanno chiamato da tutte le parti, però chiaramente non potevo. Però con Jancsó, voglio dire, è stato un Decamerone un po' strano, un po' un Boccaccio un po' diverso dal solito, insomma, se tu sai come gira Jancsó, no? Che modo c'ha di girare, e non è quella persona che tu pensi, cioè, beh, quello è un regista, fa delle cose un po' strane, ma molto, molto belle, curiose, no? Come? Un po' di rottura. Sì, un po' di rottura, insomma, Jancsó è un po' uno che col cinema, uno che veramente combatte, perché tante cose non li può fare, non gliele facevano fare, è un po' un Pasolino ungherese, voglio dire, no? A modo suo. Un'altra cosa, però voglio dire, è uno che ha il suo modo di girare, e devo dire che con Miklós Jancsó in Ungheria mi sono divertito molto a fare sto Boccaccio un po' strano, no? Che poi erano tutti attori ungheresi, solo io parlavo italiano, romano, sì, questi parlavano, ma io non sono io, capirai, e che mo dici a me, mo dici, che poi va a dire, che cazzo che ha detto, non lo so io. No, voglio dire, no, non lo sapevo, però in ungherese, certo, ma come no, ci mancherebbe. Bene, vogliamo lanciare. A Bruno, ma di qualche cosa, ma dimmi qualche cosa, mi guardi, ma di qualche cosa, fammi una domanda, non lo so. Allora, pensaci durante... Pensaci poi! Vogliamo andare adesso a uno degli omaggi, penso che Pasolini ti ha reso, forse una delle sequenze in cui davvero ha catturato nel miglior modo possibile il tuo sorriso, la tua vitalità, la tua bellissima, come dire, la tua bellissima davvero solarità. Ah. Vediamo
la sequenza del fiore di carta, brevemente, e poi ne parliamo perché si tratta di un omaggio molto molto importante. È vero, tu sei innocente, e chi è innocente non sa, e chi non sa non vuole. Ma io che sono il tuo Dio ti ordino di sapere e di volere. È contraddittorio, lo so. Forse è anche insolubile, perché se tu sei un innocente non puoi non esserlo, e se sei innocente non puoi avere coscienza e volontà. Di, a chi ha parlato Cristo, il mio figlio, se non agli innocenti? E perché? Perché sapessero? Tu dirai come il figo che è presto, che è solo marzo, che non puoi dare i tuoi frutti, che li darai in settembre. Ma che discorsi sono questi, marzo, settembre? Per me Dio non sono che vuote parole. Se la fede fa muovere le montagne, figurarsi che importanza ha che sia marzo o settembre. Ascoltami, Ricetto, ascoltami. Un solo cenno del tuo capo, uno sguardo verso il cielo mi basterebbe. Ascoltami se non vuoi perderti. L'innocenza è una colpa, l'innocenza è una colpa, lo capisci? E gli innocenti saranno condannati, perché non hanno più il diritto di esserlo. Io non posso perdonare chi passa con lo sguardo felice dell'innocente tra le ingiustizie e le guerre, tra gli errori e il sangue. Come te ci sono milioni di innocenti in tutto il mondo che vogliono scomparire dalla storia piuttosto che perdere la loro innocenza. E io li devo far morire. Anche se lo so che non possono far altro, io devo maledirli come il fico e farli morire, morire, morire. Che? Amore e rabbia, è una coproduzione italo-francese in cui appunto Pasolini dirige un episodio, un film a episodi, tutti dirigono l'episodio, e l'episodio in questione è la sequenza del fiore di carta con il mento d'acqua. Ed è forse, secondo me, uno degli omaggi che un regista può, gli omaggi d'affetto, d'amore che un regista può fare nei confronti di un suo attore, lasciandolo così, semplicemente sorridere, correre per le strade di Roma mentre si alternano sequenze della storia violentissima del Novecento come l'Olocausto o altre sequenze davvero drammatiche. Amore e rabbia sembrano proprio questi i termini che hanno contraddistinto la vita di Pierpaolo Pasolini, l'amore per questa vitalità e la rabbia che lui aveva nei confronti del sistema. Dopo questa sequenza così bella, così dolce, ti chiedo, ma quanta rabbia provava spesso Pasolini quando vedeva appunto i suoi film censurati, i suoi film condannati, oppure alcuni progetti che non riusciva a realizzare? Guarda che Pierpaolo non si arrabbiava a questo. Pierpaolo era non so come dire, era sconsolato, era. Perché non valeva neanche la pena stare lì a capire perché non capiscono e perché succedono queste cose, perché era talmente palese per Pierpaolo che la gente ormai era così. Ma infatti Pierpaolo non faceva le cose per farti capire o per insegnarti qualcosa. Pierpaolo faceva per amor suo di fare certe cose che sentiva. Ma non è che ha mai tentato di fare, perché è capitato, sono capitato in qualche conferenza e qualche spettatore dicesse a Pierpaolo ma che volevi dire su questo film? E Pierpaolo rispondeva sempre così: cioè io non volevo dire niente, ho raccontato il mio pensiero senza insegnare niente a nessuno, perché non sono né un prete e né un maestro, io l'ho fatto
Ed è questo, è un mio pensiero, ma senza dirvi niente a voi, se l'accettate bene, se no... Ecco, questa è la cosa di Pierpaolo. Perciò era talmente ormai snervato Pierpaolo questo, che ormai non c'era niente da fare. Non c'era niente da fare, non è che combatteva per cambiare Pierpaolo, era ormai, che parole si può usare? Era solo, era sempre... Capito? E allora... Rivendicato... Ed ora era sfiancato a questo, ecco. E poi stava vedendo con gli anni 60 la fine della cultura. Eh sì. Stava sviluppando due sottoculture, una borghese, una contestatrice, ma entrambe non erano più la cultura che lui... definiva tale. Ma io tornerei un attimo a Fioricarda, perché tu ti chiami per Riccetto e Riccetto è anche il protagonista, come tutti sanno, dell'opera del 55 della Gazzetta. C'era una relazione tra... Ma sai che quando Pierpaolo scrisse La cosa dove sta Riccetto, io Pierpaolo non lo conoscevo. Certo. Non lo conoscevo, ma tu guarda caso già Pierpaolo mi immaginava prima. Mi immaginava prima. E guarda che strano, lui ha fatto anche un dipinto, Pierpaolo, del suo Riccetto, no? E stranamente sono uscito fuori io, e Riccetto che era, sono uscito fuori io. Ma io non lo conoscevo, Pierpaolo, non se conoscevamo. E Riccetto lo so io. Cioè tutti pensano... Cioè quando l'ho fatto lo spettacolo teatrale a Roma, adesso, Ragazze di Vita, e Ragazze di Vita lì all'Argentina, Ragazze di Vita, sì, che sono andato a vederlo e cioè io vedevo questa cosa qua di Riccette, e il protagonista mi è venuto dalla mano, dicevo, sai che io a fa te mi emozionavo, ma guarda che non ero io quello, cioè Riccetto, cioè perché tutti quanti pensavano che fossi io Riccetto dei... sì, prima di conoscermi già mi immaginava. Ma questa immagine, io non so se sai che recentemente Vittorio Sgarbi ha fatto uno spettacolo teatrale su Caravaggio, ma ha evocato molto Pasolini. Pasolini, lo sappiamo tutti, è un grande studioso d'arte. Diciamo che non ha studiato cinema, ma le arti visive le aveva tutte dentro, e sono quelle che poi ritornano nel Decameron, in tutti i suoi film. E ti ha paragonato a un'opera di Caravaggio, che è Il ragazzo con la testa confusa, che ha questi grandi ricci neri, questa capigliatura bellissima, un ragazzo bellissimo naturalmente, e che forse era nell'immaginario di Pierpaolo Pasolini. Io tra l'altro azzardo anche che quando lui, persona giotto, si mette questa fascia bianca, secondo Moravia sarebbe stata la visione di un'opera di Velázquez al Prado, La cucina del vulcano. A me sembra molto un'opera di Caravaggio, Il martirio di San Matteo, Cappella Contarelli a San Luigi di Francesi, lui amava molto Caravaggio. Se tu pensi che, se tu ben ricordi, scusami, non è un'interruzione, ma se tu ricordi, tanto per ricordarti, no, che la ricotta della ricordi, la ricordi. Ecco, la ricotta. Ecco, la ricotta di Pierpaolo, ogni immagine, ogni inquadratura era un quadro. Sì, no? Una visione assolutamente pittorica. Una visione sempre, una visione pittorica che lui poi metteva in scena uguale. Perché Pierpaolo appunto c'era questo fascino, questo... Anche in Andreuccio da Perugia c'è un'arte visiva che va... È un genio, no? No, vabbè. Perché Pasolini scrive... Allora, pensiamo al Decameron. Allora, lui gira, lui recita, lui scrive con Ennio Morricone le colonna sonora, lui sceneggia. E ha anche quell'uso della camera che scorre sopra le immagini, che è tipica del riguardante dell'opera d'arte. E io trovo geniale aver trovato te, perché penso che dobbiamo a te gli anni di più grande felicità espressiva. Ti ringrazio. Penso non sarò mai grato. Ti ringrazio molto. Prima di Bru, dai, va. Rompi il ghiaccio. Rompi il ghiaccio. No, perché se parti te poi partono tutti, a casa però, Dai, ti chiedo come...
Non mi chiedi i soldi perché ce l'ho. Cosa vuol dire adesso recitare in una fiction televisiva, uno che ha lavorato in maniera molto naturalistica con Pasolini, in maniera molto empatica e diretta, adesso lavorare per la televisione, stai girando le fiction adesso, immagino che sia tutto un altro modo di fare l'attore, no? E quindi se ci racconti come va adesso a fare questa attività televisiva. Bruno, mi fai una domanda, guarda, una domanda un po' sconcertante, mi fai. Insomma, io devo pure campare, che dici? Io devo pure campare. Io ho famiglia, voglio dire, sì, ma no, ma adesso, a parte gli scherzi, dico, io mi hanno coinvolto, a me la televisione non mi ha mai chiamato. Non sono stato mai coinvolto dalla rete perché non mi hanno mai chiamato. Tu pensa che a me una volta, mi hanno detto, dice, non mi hanno fatto fare una cosa televisiva perché ero comunista. No, davvero? Davvero? No. E questa qua, dico, ma che c'entra? Scusa, dico, ma me l'hanno detto via traversa, però è così. E adesso invece non ho capito, adesso mi cercano, mi vogliono. Ma mi vogliono proprio, mi vogliono, incontri contro incontri, dico, ma a me le fiction non mi piacciono, e quella che ho fatto l'altro anno e che sto facendo il seguito adesso, no? Ma no, Ninetto, ci devi stare, ma no, non mi piacciono, ma no, Ninetto, dai, incontri contro incontri, alla fine mi hanno convinto, perché poi ho detto le mie perplessità, le mie cose, loro hanno accettato quello che io ho suggerito e hanno capito, e ho detto vabbè, a Bru, sono 8 mesi di lavoro, tu capisci, no? Allora Bru, ho detto, dico vabbè, mi sono lasciato coinvolgere, però quello che ti voglio dire è che non faccio la mia cosa è carina, è divertente, fatta a modo mio, non è che mi sono lasciato coinvolgere dalla televisione, sono sempre io. Poi se la fiction piace o non piace, questa è un'altra cosa, però pare che questa fiction ha funzionato, è stata vista, e così, questo è, non mi guardavo qua la faccia, è così. Purtroppo è così, e mi hanno coinvolto anche a me, la sto facendo volentieri, mi piace, mi diverto, voglio dire, no, perché io mi diverto sempre, se no non le faccio le cose, Bru, questo sia chiaro, perché mi diverto io e le faccio come le sento io, ecco. Questa è la grande felicità con la quale reciti, dobbiamo mandarlo per il pubblico. Io volevo dire una cosa, sì, importante sulla base di questo, come è stato interpretare Edoardo nel film Pasolini, visto che tu hai detto è sempre difficile, faccio sempre me stesso. In quel momento invece, nel film su Pasolini, ha interpretato Edoardo Scamarcio. Ma no, non dire così, ma io non ho interpretato Edoardo, ho fatto me stesso grande, e Scamarcio invece che la cosa era curiosa, da vedere questo qua con sta parrucca riccia, perché, ma io, guarda, sinceramente, io a Berferrara, quando mi chiamò qualche anno prima perché voleva fare una cosa su Pierpaolo, io ho detto, io senti Aber, io voglio sapere quello che fai, perché poi mi telefonava da New York e diceva, io senti, non te capisco io. Non te capisco perché parlava americano, italiano, napoletano. Insomma, poi ho parlato con l'interprete e ho detto, dico, senti, di a Ferrara che mi facesse sapere che vuole fare su Pierpaolo e poi ne parliamo, no? E così è stato. Dice, vabbè, no, lo scriviamo, dice, poi ti facciamo sapere. Elena, erano passati 2 anni, ha sentito più a Ferrara? No, non l'ho più sentito. E diciamo 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, mi richiamarono, questo qua sempre un altro sceneggiatore, in netto, guarda, sto facendo, no? Ferrara, mi dico, vabbè, ma che vuoi fare? Mi dice che vuoi. Dice, no, vuole raccontare, tu devi, ti vuole parlare, vuole stare con te, per parlare un po' di Pierpaolo.
E io ho detto, vabbè, incontriamoci, siamo incontrati con Ferrara, con William Defoe, cioè tutto loro, ci siamo incontrati e io ho detto la mia, loro mi hanno detto come vogliono farlo, e insomma ho un po', mi sono lasciato coinvolgere perché comunque ho visto quest'amore che c'aveva per Ferrara nei riguardi di Pierpaolo, perché erano anni che voleva fare qualcosa su di lui. E insomma dico vabbè, insomma io te lo dico, sì, Cinetto, ma ci devi stare anche tu dentro. Dico, ah, ma che sei matto? Gli ho detto no, io non voglio stare nel film, non voglio stare io. Dice, no Ninetto, se ci sei tu, ma che cacchio c'entro io con Edoardo De Filippo, che c'entro? Ho capito, ma quello che lui voleva raccontare nel film, dovevo fare un po' la cosa di Edoardo De Filippo, che ho detto, vabbè, vogliamo raccontarla così come la potrei raccontare io, non che faccio Edoardo De Filippo, no, assolutamente no, perché me proprio no, ma io non volevo farlo, anche lì Abel Ferrara, Ninetto, William Defoe, Ninetto, poi lui un grande attore, dai, Ninetto ci divertiamo, insomma mi hanno convinto a farlo. Dico, vabbè, facciamo. A un certo punto un giorno mi chiama Riccardo Scamarcio, mi fa, dice, Rinè, sono Riccardo, dico, Riccardo che dice? Scamarcio, Riccardo, ciao. Dice, no, io ti voglio incontrare perché io ci tengo molto a fare questa cosa qua, dice, di Abel Ferrara, ci tengo molto, dice, ma io sai, non ci dormo la notte, dice, per vedere tutti i film tuoi, dice, per vedere come fai, come sorridi, come ti muovi, come fai, non dormo la notte. Io ho detto, Riccardo, fa una cosa, dico, dormi la notte che è meglio. Riccardo, dormi la notte che è meglio. No, è meglio, perché dico, tu non puoi fare me, non puoi fare me, come io non posso fare te, voglio dire, no. Devi fare te stesso e io faccio me stesso, è la cosa più, forse più semplice e più vera, no? E infatti, un po' alla fine, quello che è uscito fuori non so. Quello, certo, però devo dire, insomma, è stato un po' un film un po' strano, io non lo so quanto poi alla fine è stato fatto, però non lo so, insomma, ci avrei da dire, però. Scamarcio è stato divertente. No, Scamarcio è divertente a vederlo, sì, come no, a vederlo sì. E allora, Scamarcio ha fatto te, ma adesso vediamo te che invece omaggi il grandissimo Chaplin con la serie, così, con la sequenza. Interpretazione eccezionale. Fila! Fuori! Certo. Dalla nascita del cinema con le comiche forse sono quelle che tutti ci ricordano, si basavano su due elementi che il cinema deve avere sempre, cioè il sorriso, la velocità, la corsa, la fuga. Cosa ricordi in particolare di quella sequenza, di quel momento del film? Ma niente di particolare, che ti ripeto, noi ci divertiamo a girare, ci divertiamo a fare, insomma ci divertivamo, poi vedi un ambiente, come ho detto prima, molto allegro. Io mi divertivo perché comunque facevo un personaggio pensando sempre a Charlie Chaplin, ma non è che mi imbarazzavo, però, perché poi vedi mi giostravo bene, io mi divertivo a fare perché comunque immaginando sempre Charlie Chaplin, no? E mi divertivo a farlo. E poi come ambientazione dico, vedi, come potevi non divertirti, no?
Ma ci siamo divertiti che poi questo film è qui, poi è stato girato anche in inglese, io ho recitato in inglese, fermati, non ne parliamo, non ne parliamo. Tutti attori, eh sì, pure io parlavo in inglese, infatti canto anche in inglese, There was Jan Singh, Howlin' Uri, il periodo sulla cugna. È stata una storia, però puoi dire alla fine poi si fa tutto con divertimento e con piacere, insomma, no? Ma con Pierpaolo, ripeto, ci divertiamo proprio a girare i posti, i personaggi, i sopralluoghi, tutto un piacere, no? Ricordami Brunfield che addirittura andava a vedere negli uffici di collocamento le file in terra cercava lavoro e doveva rimanere colpito dall'immagine della persona, dall'atteggiamento della persona, e lì prendeva gli attori, no? Questo modo straordinario, almeno così mi ha raccontato. Sì, come ho detto prima, dico con Pierpaolo, ma una buona parte, ma quasi tutti, eccetto diciamo i personaggi più importanti, quelli insomma che. Ma tutti presi per la strada, tutti proprio presi per la strada. E questa è stata la cosa, diciamo, bella. La cosa più bella, sai qual è? Che tu non hai nessuna autocelebrazione. Dopo tanti anni, e dopo che lo diceva Andrea, lo stanno studiando in Germania, dicono che se Pasolini fosse vivo studierebbe il pasolinismo. Assolutamente. E tu invece dai ancora queste risposte, cioè noi cerchiamo di dire, mi sono divertito, ma per me è stato facile, no? non cominci a dire ma no, perché Elena, è lui che stai lì a dire non me la sto menando. Ma questa è una realtà che veramente, cioè, non sto qui a dire no perché sai, facendo. Non sta lì a distronzate. Dai. Posso farti l'ultima domanda in piedi? Faccio l'ultima domanda in piedi. Hai capito quello che ti voglio dire? Senza tante tiritere, questo è. E questo. E Pierpaolo. Sarei stata commossa all'inizio e anche alla fine. Ah, bene, allora, mi fa piacere. Ti faccio invece una domanda in piedi. Questa è la più difficile di tutta la giornata. Dai. Sei stato bene oggi qui a Bigliori d'Atore? Ti sei divertito a ricordare tutto quello che abbiamo, come dire, spolverato dalla memoria? Beh, devo dire sinceramente no. Allora, ringraziamo Elena, che davvero è stata un'interprete ed una interlocutrice magnifica, ma soprattutto ringraziamo Ninetto Davoli, che è stato qui a Bagliori d'Autore, e speriamo possa tornare a trovarci. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.